Ben trovati i corsari di nuovo con voi. Presentazione bellissima. Allora, in questa lezione volevo far vedere un esercizio. Gatto tanto mi ha portato via tutto. Sì, è l'8:30 di sera, fame. A parte questo, scusate, riparto. Allora, no, in questa lezione volevo mostrarvi un esercizio che mi è venuto in mente oggi mi è venuto in mente fare questa lezione perché mi è stato chiesto più volte e anche oggi per l'appunto come mai io ho montato un manico del Precision su un corpo di un Fender Jazz. Risposta, cioè potrebbero essere più risposte. Comunque, la principale è che mi piace studiare appunto sul manico del preciso perché è più ciccione, cicciotto rispetto al jazz, e soprattutto mi permette, almeno questa è una cosa molto soggettiva, molto appunto, ognuno poi si deve trovare bene con quello che ha. E rispetto a studiare su un manico jazz fretted e poi passare a fretless, studiare invece su un precision mi permette, sempre ripeto a me stesso, di avere più padronanza dell'intonazione. O meglio, come sapete, sul fretless siamo costretti ad allargare un po' di più la mano per suonare le note intonate, quindi è come se sul basso con i tasti io dovessi per forza suonare sopra le barrette, mentre invece a volte ci facilitiamo, soprattutto sugli allargamenti, un po' alla vita, suonando anche un po' più nel mezzo, senza darci troppa attenzione. Sul fretless no, e quindi studiare su un manico con una tastiera più larga, più cicciotta, mi costringe mentre studio ad allargare più la mano rispetto a un manichino più strettino e appunto quando passo al fretless mi trovo meglio. E se vi interessa appunto sviluppare un po', allargare la mano, soprattutto chi è all'inizio, spesso gli allievi mi chiedono: ma come si fa a te con allarghi la mano, suoni da primo a dodici, no, suoni da 6-7 semitoni. Ognuno poi ha una costituzione, un modo, una composizione della mano particolare, quindi non è che con gli esercizi vi viene una mano gigante, però potete allenare come tutti i muscoli del corpo, anche quelli della mano, quindi anche le articolazioni per sviluppare un po' appunto questo allargamento. E gli esercizi che io mi sono inventato negli anni sono ad esempio innanzitutto partite da soprattutto chi si approccia a questo la prima volta, partite diciamo, la parte alta della tastiera dove i tasti sono un po' più stretti perché se partite subito qui vi spaccate subito la mano. Quindi, per esempio, dal dodicesimo tasto un esercizio che faccio spesso è questo. Faccio piano. Vedete, quando arrivo qui la situazione cambia e la difficoltà aumenta e l'allargatura aumenta anche lei di conseguenza.
oppure dei patterns. Scendendo di semitoni, oppure prendi la scala esatonale, quindi a toni interi. Prendiamo quella di si. Potete fare anche qui dei patterns. Eccetera all'infinito, oppure addirittura da sol a re, quindi una quarta discendente, può scendere sulla seconda corda, re, la, quindi viene questo, scendo il semitono. Anche qui non vi ammazzate, se a un certo punto non ce la fate, potete fare un po' di movimento del polso per aiutarvi, a meno che appunto non avete una mano lunga mezzo metro, sarà un po' difficile. Vedi, questi esercizi me li sto inventando al momento. E tutti utili appunto per sviluppare questo, diciamo, allargamento della mano. Ovviamente, come sempre, vi invito a scrivermi se avete dubbi, critiche, curiosità e quant'altro, soprattutto a iscrivervi al mio canale YouTube per ricevere sempre nuove lezioni gratuite e con tutto il materiale, incluso PDF, tracce, basi, eccetera. Oppure seguirmi anche su Facebook, dove sto mettendo anche lì le lezioni e i corsari di bassista alla mia pagina. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.